Ciao a tutti ragazzi, buongiorno, buon pomeriggio, buonasera. Se stai vedendo questo video stai notando che stiamo quasi per arrivare ai 10.000 iscritti e non è clickbait, questo è per davvero l'ultimo video prima dei 10.000 iscritti e ci sono tante cose che devo dire, quindi per piacere ascoltate attentamente. Prima di tutto grazie a tutti quanti che mi supportano e che lasciano like e che commentano questo canale. Giuro che vi voglio bene a tutti ragazzi, mi fate anche emozionare e mi emoziono anche che sto creando questa community. Mi fa emozionare dall'altro sia nei commenti che in live che vi interagite fra di voi ed è bellissima come cosa, veramente veramente bellissima. Ora molti si faranno queste tre domande: cosa farai per i 10.000 iscritti? La monetizzazione e le donazioni quando ci sono? E a cosa servivano i teaser sui post community? Ok, partiamo con la prima domanda. Però prima di dire che cosa farò per i 10.000 iscritti, vorrei un po' parlare della mia grande strada che ho avuto su YouTube. Iniziamo. Il 2022, 2023, 2024 sono stati degli anni importanti per me. Tutte le mie energie, positive o negative, sono venute da un tira e molla di eventi dove ho esaudito o sto esaudendo i miei e i vostri desideri. Diciamo che gli ultimi 2 anni sono stati secondo me un anno di stress e pieni di soddisfazioni. Per esempio, sono uno dei rappresentanti per la community di FNAF Italia oppure di Aspin Hotel Italia. Dall'altro ho semi-intervistato Kasoski, il creatore del fangame di FNAF The Return to Bloody Nights, con tanto di parlato in italiana, e dall'altro mi ha commentato anche Rossa Caputo, la doppiatrice di italiana ufficiale di Charlie Zella del Mattino, che mi ha commentato 2 volte, e devo dire che queste cose non me le dimenticherò mai. E tutta questa cosa non è che sia scontata. Diciamo che nella mia strada su YouTube ho avuto delle paure incredibili di rompere le scatole alla gente, oppure, come dissi in qualche live, ho sempre avuto paura di chiedere ad alcune persone: vuoi fare un video con me? Sono un timidone, sia nella vita reale che online. Oppure, per esempio, rovinare la mia reputazione di alcune cose che faccio. Non solo la reputazione, ma anche che la gente noti qualcosa di strano su di me. Personalmente non devo nascondere che io ho un disturbo mentale. Non dovrei dirlo, ma è così. Per fortuna non è autismo, non è autismo. Però, oltre a queste paure, che ho sempre avuto paura, però quando caricavo un video o un post community, come ora, arrivano commenti e like positivi. E devo dire che vi ringrazio tantissimo. E dall'altro, piccola cosa, i miei genitori sono fierissimi che io sto arrivando a 10.000 iscritti. Sono fierissimi. Quindi, lo speciale per i 10.000 iscritti. Racconterò la mia strada e la storia su YouTube. Poi ci metterò un po' a raccontare e a realizzare questo speciale, quindi dovrete un po' aspettare. Seconda domanda: la monetizzazione dov'è? I piani, come potete vedere, erano ben diversi. Se vi ricordate, dissi in live che la monetizzazione e le donazioni arrivarono tra qualche settimana. Bene, questa cosa purtroppo, l'attivazione della monetizzazione arriverà quando succederà. Mi dispiace! Però la carta scelta per la monetizzazione è pronta. Cioè, è già scelto tutto. È già scelto tutto. Però bisogna scegliere il giorno giusto quando fare questa cosa, quando si ha il tempo libero. Quindi un po' dovrete aspettare. Ed è una brutta cosa, anche perché con i 10.000 iscritti, come fai a non avere la monetizzazione? Solo che ho fatto qualche errore di calcolo e tutta sta roba, dovevamo rimandare su alcune cose. Terza domanda: cosa sono serviti i teaser nei post community? Allora, diciamo che prima di tutto faccio parte di un progetto. Che cosa dovrebbe essere questo progetto? Non voglio dire niente, ma vi dico che questo video progetto non apparirà su questo canale, ovvero nel mio, ma su un altro canale YouTube. Vi vorrei dire tante cose, ma diciamo che quando mi hanno chiesto in DM se volevo partecipare a questo progetto, ho risposto di sì. E avrete presente il ritorno di CM Punk in WWE? Bene, per me è stata inaspettata questa cosa. In più mi ha emozionato con uno dei suoi messaggi vocali dove anche lui interpretava i miei panni all'inizio di YouTube. Questa cosa non la sapevo e mi ha sceso la lacrimuccia. Diciamo che quando ho accettato questa cosa, sembra di aver venduto l'anima ad Alastor. Diciamo che sembra di aver venduto l'anima ad Alastor, ragazzi. Perché lo volevo farlo e mi piaceva questa idea. Dall'altro, lo seguivo pure questo utente. Lo seguivo pure. Ora, non so quando uscirà questo video, però vi dico che sono fierissimo di quello che ho fatto per il progetto. Sono felicissimo e spero che questa cosa possa piacere anche a voi. Anzi, in realtà ho scoperto che questa cosa piace. Ho scoperto che seguite anche questo canale YouTube. Una cosa che non mi sarei mai aspettato. Non mi sarei mai aspettato
aspettato che gli stessi iscritti che ho seguono anche questo canale. Non me lo sarei mai aspettato. Inoltre, se escludiamo la Dance Code, è il primo video di YouTube che partecipo con utenti diversi. Non so quanto siamo in tutto, ma siamo probabilmente in 5 o 6 in totale. E adesso la gente si chiederà: ma che video è? Su FNAF? Aspin Hotel? L'Oa Boss? Oppure altro ancora? Non dico niente, è una sorpresa. Sì, ma ci dà indizi? Che cos'è? Non abbiamo capito nulla del teaser. La cazzo di commedia. Oddio, è tutto un modo per farvi avere la miglior sorpresa possibile. Intanto voi aspettate, perché dopo questo video io registro un altro video a tutta botta, capito? Adesso io vorrei ringraziare e dare abbracci e baci pieni di amore reale ad alcuni utenti, amici, supporters e youtuber per questo percorso su YouTube che ho fatto per questi 3 o 2 anni. Iniziamo con la Dance Squad, il primo gruppo d'amici di Discord in cui è stata la mia famiglia in particolare. Cioè, ringrazio a tutti i membri che mi vogliono bene, che mi stanno supportando per questo percorso, tranne Lockberg. Friends 12 in persona, in cui dall'altro ho partecipato in un suo video su YouTube, che è quello con di Witchit. Inoltre è stato lui a creare il ban del mio secondo canale di YouTube e dello studio che vedete ogni volta in live o nei video. Mario Rizzo, Tegai, Endvent Venture, Drekki Teyakis, Cabello Bello e Ciro, che sono stati secondo me i miei primi spettatori e support del mio canale e i primissimi membri del mio server Discord. Li saluto, vi voglio un mondo di bene. A D05, che lo saluto, che molti lo riconosceranno per le chiamate in live, che vabbè, adesso la gente si fa anche questa domanda: ma lui mi odia per davvero? No. E poi, ultima cosa, noi lodiamo insieme il sole. Fredbear Production, il mio primo amico di YouTube che mi segue da un bel po' di tempo, che lo ringrazio dall'altro. Inoltre è lui che ha fatto la copertina dei Best Moment di Bendy e The Dark Revival, e dall'altro è anche lui per aver realizzato la mia faccia spaventata che vedete sempre nell'icona del video. Ringrazio alcuni creator di FNAF Ita che ho potuto interagire tra di loro su Telegram, per esempio Banet, Harry, Giuse Turco, Pad per 2, Mr. Doggo, Purple Doggo, Spring Bonnet e molti altri. Ringrazio a tutte queste persone che verranno menzionate come creator di FNAF Italia. Gabris727, lui per aver creato il mio CD FNAF che tutti quanti conoscete, ovvero il Rockstar Freddy Blue. Ora molti si chiederanno anche questa domanda: quando arriverà l'OC di Aspin Hotel? Risposta: non lo so nemmeno io. R596, dove l'ho incontrato anche dal vivo al Bologna Nerd Show del 2023 ed è stato bello, dove lo saluto. Harry, sei sempre stato il mio youtuber preferito dai tempi di Tattletale. Tu, cioè, è stato bello incontrarti dal vivo con tanto di maschera. Ecco una foto. Lalla Waffle e R Paoletto, che hanno realizzato questa sorpresa ride mentre ero in live, ed è una cosa che non scorderò mai e mi sento felicissimo. E dall'altro mi hanno dato anche dei complimenti dei video che faccio, perché se non sbaglio Paoletto l'aveva consigliato lui a Lalla di fare il ride. Grazie ancora. Probabilmente futuro video con Lalla, però lei deve decidere se vuole o no fare partecipare in una sua live oppure in un suo video. Deve decidere lei. Però se lei accetta, devo partecipare alla gara di disegno. Dai ragazzi, su. Mida Games, creatori di Finance e Coso e Repainted Gold, che sta per uscire, e Janik, creatore di Fine Exit Illumini. E ringrazio dall'altro per i meme che mi avevi fatto ai quei tempi su Purple Illumini e Simon Sivei. Mi mancano quei vecchi tempi. Ringrazio ad alcuni miei amici che li conosco di persona, che conoscono il mio canale YouTube, ma per motivi di privacy non li taggo e non menziono neanche i loro nomi per una sicurezza. Però se state guardando questo video, vi voglio bene ragazzi. Però vorrei menzionare una persona, ovvero Venny, un mio amico d'infanzia, che non lo vedo da tanto tempo e che mi segue dall'altro. E ciao Venny, come stai? Spero bene, spero che tu stia bene e spero che tu veda questo video, perché sono arrivato ai 10.000 iscritti. E ti voglio bene. Ti voglio veramente bene se stai vedendo questo video. Inoltre vi ringrazio tutti voi iscritti, che vorrei taggarvi tutti quanti, ma ci metterò ore e ore a farcela. Quindi questo è quello che volevo scrivere. Io spero di portarvi felicità anche quando arrivo ai 10.000 iscritti. Quindi dai, ci siamo. Stiamo arrivando ai 10.000 iscritti. Quindi ci vediamo ad un prossimo video e ci vediamo.